Secondo gli storici antichi, il passaggio dalla monarchia a un regime diverso, che i romani chiamavano res publica, avvenne nel 509 a.C., quindi alla fine del VI secolo a.C. È in questa data, infatti, che gli storici antichi collocano la cacciata dell'ultimo re etrusco, Tarquinio il Superbo, un re dispotico, dipinto come dispotico e autoritario, cacciato da Roma ad opera del Senato e ad opera di un gruppo di aristocratici contrari allo strapotere della dinastia dei re etruschi. Quando la figura del re venne meno, fu sostituito da un articolato sistema di magistrature, che è appunto l'ossatura generale della res publica. Ovviamente questo sistema non si realizzò compiutamente subito dopo il 509 a.C., data della cacciata di Tarquinio Superbo e del passaggio alla Repubblica. Esso fu piuttosto il prodotto di un lento e complesso processo di costruzione che durò un paio di secoli e che arrivò alla sua forma definitiva solo dopo aggiustamenti, correzioni e conflitti. I romani usavano il termine res publica per indicare lo Stato. Res publica significa cosa di tutti, quindi i romani concepivano lo Stato come una cosa che appartiene a tutti, cioè uno Stato formato dalla collettività dei cittadini. Per i romani la parola res publica si contrapponeva alla monarchia, in cui il regno invece era quasi una proprietà del re, del singolo. Una volta cacciati i Tarquini, i romani per secoli furono attenti a impedire il ritorno della monarchia. Nel 509, convenzionalmente, ha dunque inizio quella che gli storici definiscono età repubblicana, ed è un lungo periodo di tempo, di circa 5 secoli, che va dal 509 a.C. al 27 a.C., quando, dopo un lungo periodo di guerre civili, fu introdotto un nuovo regime politico, il Principato. Il sistema di governo della res publica, come abbiamo detto, viene costruito nel corso dei secoli V e IV, con successivi aggiustamenti. Fin dall'inizio, l'ordinamento dello Stato si basò però su tre elementi costitutivi. Innanzitutto, un sistema di magistrature, cioè di cariche con potere esecutivo, il Senato e le assemblee dei cittadini, comizi centuriati, comizi tributi e assemblea della plebe, che erano appunto espressione della volontà del popolo romano.